Quella che voglio raccontarvi oggi è una storia pazzesca e stranissima. Una storia figlia di un tempo che ormai non c'è più. Una storia che mi è stata suggerita da Pier Giovanni Romanato, che qui voglio ringraziare pubblicamente. Pier Giovanni mi manda una mail e mi suggerisce di leggere nel testo, un testo che ha scritto, dicendomi che secondo lui quella potrebbe essere una storia interessante da raccontarvi. Io la leggo e in effetti devo dire che è un'epifania. Gli rispondo subito e gli rispondo che non solo quella storia deve essere raccontata, ma che la voglio raccontare al più presto, rapidamente, e gli chiedo anche un paio di fonti, almeno quelle che lui ha usato per il testo che mi aveva inviato. Ma cosa mi ha colpito di questa storia? Principalmente il fatto che è una storia assolutamente incredibile, al punto che io sono sicuro che qualcuno di voi mi dirà che è una storia enorme, una bufala, una cosa inventata. Ma vi assicuro, io ho controllato tutte le fonti e ci sono, quindi mettetevi comodi, riducete al minimo il vostro livello di incredulità e state a sentire che questa è la storia della beffa della Dreadnought. Siamo nel 1906 in Inghilterra, periodo davvero caldo nei quali i venti di guerra stanno già soffiando da molto tempo e le alleanze si stanno definendo, quelle alleanze che poi porteranno a quegli schieramenti che si opporranno di lì a pochi anni nella Prima Guerra Mondiale. Infatti mancano solo 8 anni all'attentato di Sarajevo. Tutte le nazioni, più che meno, sono impegnate in una forte corsa agli armamenti e i paesi più potenti ovviamente sono quelli che si impegnano di più. Tra questi, ovviamente, c'è l'impero britannico, che all'epoca era una vera e propria superpotenza mondiale, soprattutto dal punto di vista della marina, che vedeva il più grande pericolo nella nascente potenza militare tedesca. Insomma, l'Inghilterra ha paura dei tedeschi e da un po' di tempo sta diventando davvero un vero pericolo, soprattutto per le colonie alle quali quel paese stava iniziando a guardare con viva attenzione. L'Inghilterra quindi decide di avviare la progettazione e la costruzione di una nuova classe di navi corazzate che riuscisse davvero a segnare la differenza dal punto di vista tecnologico, al fine di rendere la superiorità della Royal Navy evidente a tutto il mondo. Ma approfittiamone, cerchiamo di capire il perché di alcune scelte tecniche che prenderanno piede in questo periodo sulle nuove corazzate inglesi, e non solo tra l'altro. Le vecchie artiglierie in murata, così come la loro installazione in torri corazzate brandeggiabili, erano già state abbandonate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ed erano state preferite come armamento principale dei pezzi di calibro diverso. La configurazione classica prevedeva generalmente 4 cannoni principali in torri gemelle a poppa e a prua e diversi cannoni di calibro inferiore allineati lungo i fianchi della nave, una reminiscenza delle vecchie navi da guerra a vela. Questo però poneva 2 problemi. Il primo è che la nave doveva imbarcare munizioni di calibro diverso e la seconda è che per ogni calibro si doveva prevedere delle proprietà balistiche differenti che complicavano non poco le operazioni di puntamento. Cosa voglio dire? Che se anche io trovavo il bersaglio con i cannoni più piccoli, non potevo basarmi su quel puntamento per sparare con i cannoni più grossi. E quindi si inizia a cercare una nuova soluzione che prevedesse una maggiore potenza di fuoco e che però fosse uniforme, proprio per semplificare il munizionamento e la condotta di tiro. E un po' dappertutto la progettistica navale inizia a muoversi proprio in questa direzione e i primi a seguire queste logiche sono l'Inghilterra e anche l'Italia. Si vuole quindi una nave armata solo di cannoni tutti uguali, di grande calibro, in grado di sparare a grandi distanze. E la prima occasione per sperimentare queste nuove soluzioni arriva da lì a poco con la guerra russo-giapponese tra il 1904 e il 1905. In questa occasione la marina russa viene sconfitta soprattutto nella battaglia di Tsushima dalla marina imperiale giapponese che era appunto equipaggiata con navi di questo tipo, con navi più moderne, per la maggior parte tra l'altro proprio di progettazione britannica. Fu in questa occasione che si capì la vera sostanziale differenza e l'importanza di calibri maggiori. I giapponesi quindi sono i primi a schierare navi con questa nuova concezione, ma saranno seguiti di lì a brevissima distanza dagli inglesi che vareranno nel 1905 la HMS Dreadnought. L'anno successivo sarà la volta degli Stati Uniti con la USS South Carolina e la USS Michigan. Poi arriverà anche l'Italia, con le classi Vittorio Emanuele e con le più grandi di classe Regina Elena. Ma è l'inglese Dreadnought la più impressionante. Una corazzata che possiamo tranquillamente definire rivoluzionaria, e per varie ragioni.
La prima è che si trattava di una corazzata di 17.000 tonnellate su cui venivano montati 10 cannoni da 305 mm. Il precedente record era di soli 4 cannoni. Poi era anche dotata di 5 tubi lanciasiluri posizionati appena sotto il pelo dell'acqua. E poi tutto lo scafo era rinforzato con delle piastre metalliche dello spessore di 28 cm. La propulsione era data da 4 gruppi di turbine da 6.000 cavalli l'una che permetteva una velocità di 24 nodi. Una velocità sufficiente a superare ogni altra nave da battaglia esistente. Tra l'altro, l'apparato motore, con l'adozione di queste turbine Parsons, ha consentito, a parità di potenza, un notevole risparmio di peso rispetto alle motrici alternative delle precedenti corazzate. Successivamente, poi, nel 1907, verranno anche aggiunti 24 cannoni da 76 mm, ma solo per la difesa ravvicinata. Lo spartiacque vero. Pensate che il termine dreadnought divenne un termine generico per implicare le navi da battaglia moderne. Insomma, esistevano navi pre-dreadnought e navi post-dreadnought, un po' come dire prima di Cristo e dopo di Cristo. Ma non era solo una nave potente in sé. Quella meraviglia tecnologica gli inglesi l'avevano costruita in solo un anno. Un altro modo per dimostrare al mondo, se ancora ce ne fosse bisogno, il livello dell'industria bellica navale inglese. Un modo per dire, ehi, guardate di cosa siamo capaci a fare e guardate in quanto poco tempo l'abbiamo fatto. Messaggio che viene percepito perfettamente da tutte le altre potenze mondiali, al punto che in molti sostengono che fu proprio la costruzione della Dreadnought che innescò la corsa agli armamenti di tutte le altre potenze, soprattutto della Germania. Ed è in questo contesto che arriva il vero protagonista della nostra storia, ossia il barone William Horace de Vercole. Proveniva da una famiglia estremamente ricca, ma era uno che si dice apprezzasse poco la vita molle e agiata tipica della sua classe sociale. Uno che probabilmente si annoiava e si divertiva a organizzare scherzi anche molto complessi. Scherzi che, per usare le sue parole, mettessero in ridicolo chi se la credeva troppo. Nel 1906 Cole stava frequentando il Trinity College di Cambridge, l'università più esclusiva del paese, la scuola migliore che un giovane ricco come lui potesse frequentare. Un giorno si trova a chiacchierare con un ufficiale di marina a distanza sulla HMS Oak. A proposito, magari vi sarete chiesti cosa significa la sigla HSM che sta sempre premessa ai nomi delle navi inglesi. Beh, molto semplice, sta per Her or His Majesty's Ship, cioè la nave di Sua Maestà. Un po' come se USS per quelle americane sta per United States Navy, Marina degli Stati Uniti. A proposito, non fate confusione con USS Enterprise di Star Trek, in quel caso la denominazione ufficiale è United Starship. Ma comunque, torniamo alla nostra storia. La Hawk all'epoca è proprio la rivale della più moderna Dreadnought e questo ragazzo gli racconta come fosse accesa la rivalità tra i due equipaggi delle due navi. Dato che Cole era famoso per i suoi scherzi, questo ufficiale gli chiede se per caso non fosse possibile organizzarne uno all'equipaggio della Dreadnought. Musica per le orecchie di Cole, che riunisce 5 dei suoi amici, tutti studenti del Trinity College. E questa combricola è formata dall'autore soldato Anthony Buxton, dall'avvocato Cecil Guy Ridley, dal pittore Duncan Grant e da due fratelli, Adrian e Virginia Stephen. Virginia, tra l'altro, è l'unica donna del gruppo. Il piano è abbastanza semplice, almeno sulla carta. I cinque avrebbero dovuto farsi passare per l'imperatore di Abissinia e il suo entourage in visita proprio all'Inghilterra, proprio con l'obiettivo di visitare la Dreadnought, col fine ultimo, tra l'altro, di acquistarne una per la propria marina. E qui c'è la prima incongruenza, perché l'Abissinia, che è l'attuale Etiopia, non ha nessuno sbocco sul mare. Sarebbe come dire oggi, non so, la marina dell'Afghanistan, la marina della Bielorussia. Dato che un'immagine vale più di mille parole, eccoli qui. Questi sono come apparivano dopo i preparativi i sei e come si presentarono il 7 febbraio del 1910 in delegazione al porto di Portland, dove appunto era ormeggiata la Dreadnought. Per apparire più abissini, tutti si erano colorati il volto e indossavano delle importanti barbe e baffi finti. Oltre ovviamente a vestire con elaborati costumi per simulare ancora di più l'alto rango a cui volevano sembrare di appartenere.
Avevano prima ovviamente fatto pervenire all'ammiragliato un falso telegramma del Foreign Office, che tra l'altro era stato trasmesso immediatamente al comandante della Dreadnought, Sir William May, il quale, visto anche il poco preavviso, dato che non era riuscito a trovare una bandiera dell'Abissinia, aveva fatto issare sulla nave quella dello Zanzibar, e tra l'altro aveva pure fatto suonare il relativo inno nazionale. E questo ci dà un po', anche se volete, la misura di come ci fossero cascati con tutte le scarpe, visto che nessuno mise in discussione la legittimità di quella visita. Quindi il gruppo arriva in treno a Weymouth, dove vengono accolti con tutti gli onori da un ufficiale e condotti su una carrozza appositamente preparata per loro. E qui comincia il cinema. I falsi dignitari iniziano a comunicare tra loro in una lingua che altro non è che un misto tra greco e latino. La lingua ovviamente a bordo non la capiva nessuno, ma per fortuna c'era un interprete impersonato da Adrian Stephen. A ben guardare, per formulare parole sensate, frasi che potessero avere un senso logico, anche se non comprese, i nostri non facevano altro che enunciare le citazioni classiche di autori greci e latini. No, tra gli ufficiali della Dreadnought evidentemente nessuno parlava. Virginia Stephen, abbigliata con una folta barba per sembrare un uomo, si presentò addirittura come il principe Mendex, principe ereditario dell'Abissinia. E nessuno si accorgerà mai che il termine Mendex altro non era che la storpiatura della parola Mendax, che significa bugiardo. Buxton vestiva i panni proprio dell'imperatore e gli altri tre fungevano da accompagnatori. Vestito con frac e bombetta, poi c'era l'inviato del Foreign Office, che altro non era che proprio William Horace de Vercole. Il gruppo viene accompagnato con tutti gli onori in giro per la corazzata dal comandante in persona, ovviamente onorato, felice di avere una visita così importante, e lui si spertica di lodi per il nuovo gioiello della marina inglese. Pensate tra l'altro che a bordo della corazzata prestava servizio il cugino di Virginia e Adrian, ma neppure lui si accorse dell'inganno. E visitarono tutta la nave, i cannoni, gli alloggi dei marinai, quelli degli ufficiali, le stive, tutto era stato tirato a lustro in occasione di quella importantissima visita. Ovunque, dove la delegazione passava, c'erano ufficiali e marinai che si mettevano sull'attenti, salutavano militarmente. E ogni volta che si trovava di fronte a qualche cosa di notevole, gli ospiti si sperticavano in complimenti usando l'espressione bunga bunga, un'espressione che il traduttore spiegherà essere una manifestazione di stupore e meraviglia. Ma arriva l'ora di pranzo, ovviamente tutti vengono invitati a mangiare con una rappresentanza della Royal Navy. E qui un brivido di paura deve essere scorso lungo le schiene dei sei burloni, perché si rendono conto che quello sarebbe stato un rischio troppo grande. In realtà stava anche iniziando a piovere e il gruppo temeva che avrebbero rischiato che il trucco potesse colare via, così come la barba e i baffi finti potevano staccarsi. Ma i nostri sono troppo svegli per farsi prendere alla sprovvista e in 4 e 4-8 inventano una scusa fantastica. Spiegano che le loro tradizioni, le tradizioni del loro paese, vietano che il principe mangi cibo che non sia cotto secondo l'uso del loro paese, che deve essere quindi preparato in un modo molto particolare. Inoltre servivano i loro tappeti per poter pregare prima di mangiare. E gli ufficiali inglesi, di fronte a tali obiezioni, non possono fare altro che accettare il rifiuto. E quindi vogliono compensare offrendo agli ospiti stranieri un saluto con alcuni colpi di cannone. Ma anche qui non trovano soddisfazione, perché i sei infatti sono consci del fatto che l'equipaggio avrebbe poi dovuto affrontare la pulizia delle canne e dei cannoni dopo l'esibizione, quindi scelgono di rifiutare l'onore conquistandosi immediatamente la simpatia di tutto l'equipaggio. E quindi la visita finisce e la delegazione sale su un treno per iniziare il viaggio di ritorno. Il capotreno, convinto anche lui di avere a bordo delle persone molto importanti, arriverà a fermare il treno per rifornirsi di guanti bianchi da dare ai camerieri così che potessero servire più degnamente l'imperatore. Arrivati a Londra, i dignitari si separano e nessuno ne saprà più nulla. Solo che una cosa così grossa non può passare inosservata, anche perché lo stesso Cole decide di mandare un resoconto della visita corredato di fotografie a tutti i maggiori giornali del paese e così la storia diviene immediatamente di dominio pubblico, tanto da diventare oggetto di discussione anche all'interno dello stesso Parlamento britannico. Qualcuno fiuta che c'è qualcosa di strano, tanto che il Western Daily Mercury utilizzerà per il titolo dell'articolo proprio le parole bunga bungle, giocando tra l'assonanza tra i termini bunga e bungle, che significa pasticcio, guazzabuglio.
Nel giro di pochissimo tempo, l'espressione Bunga Bunga iniziò ad essere usata come presa in giro nei confronti della marina inglese. Marina, la Dreadnought, Sir May, tutto l'equipaggio divengono in poco tempo lo zimbello di tutto il paese. La figuraccia diventerà addirittura internazionale e l'allora segretario di Stato Winston Churchill arriverà a dire che Cole era un personaggio pericoloso perché aveva recato un danno gravissimo alla sicurezza e all'onore della nazione. E come dare torto a Churchill? Voi provate a vederlo da questo punto di vista. 6 studenti erano riusciti a penetrare nella più segreta e avanzata nave della marina inglese, superando senza nessuna difficoltà tutti i controlli di sicurezza. Di fatto era bastato un documento falso del Foreign Office. Il tutto, tra l'altro, in un periodo molto particolare dal punto di vista geopolitico. E se invece di 6 studenti annoiati la beffa fosse stata orchestrata dalla Germania? E la prima reazione della Royal Navy fu quella, ovviamente, prima di potenziare la sicurezza e poi di far arrestare Cole e i suoi compagni. Ma alla fine poi si pensò di lasciar perdere per evitare di portare ancora più pubblicità al fatto. Inoltre, non si era proprio capace di trovare un reato da contestare a questi ragazzi che non fosse uno scambio di persona. Ma anche in quel caso mancava comunque il denunciante che si sentisse parte offesa. Si dirottò quindi verso una punizione singola nei confronti di ogni partecipante alla beffa, restando nel rispetto delle regole dell'istituzione. Tutti i partecipanti alla burla vennero puniti con delle percosse sulle natiche con un bastone, punizione molto british in linea con le usanze della marina dell'epoca. Unica che si salvò da questa umiliazione fu proprio Virginia Stephen, perché era una donna. La punizione è ridicola, una ferita più nell'orgoglio che nel fisico. E a parte questo, i 6 studenti non ebbero altre conseguenze per il loro gesto. Proseguiranno tranquillamente gli studi a Cambridge e tutti si laureeranno, ad eccezione proprio di Cole, che lascerà gli studi poco dopo, diventando però un importante poeta. E tutti avranno delle carriere straordinarie in vari campi. Soprattutto Virginia, che proseguì con i suoi studi letterari, si sposerà più avanti con l'autore Leonard Woolf, scriverà opere come Miss Dalloway, Gita al faro, Una stanza tutta per sé, Orlando e molte altre, diventando famosa con il nome di Virginia Woolf. Cole però non smetterà di fare altri scherzi. Pensate che una volta si presenterà al governo inglese come un grande sultano che voleva donare la pinna dorsale di un pesce che non ha pinna dorsale. Una volta organizzò una festa nella quale tutti gli invitati si resero conto, presentandosi l'un l'altro, di essere tutti accomunati dall'avere la parola bottom nel cognome. Bottom in inglese significa sedere, fondo schiena. O come quella volta che convinse un gruppo di operai a scavare un fosso a Piccadilly Circus, causando il caos nella circolazione cittadina. La polizia giunge sul posto e non trova altro da fare che iniziare a dirigere il traffico attorno al buco. E lo scavo andrà avanti per ore anche quando Cole se ne sarà già andato. Un'altra volta, per prendere in giro degli attori di uno spettacolo piuttosto teatrale, piuttosto mediocre, di bassa lega, prenotò un posto per 8 suoi amici calvi, ognuno dei quali aveva, la pelata, aveva dipinta una lettera. Li dispose in modo che le lettere formassero la parola bollocks, termine volgare inglese che indica i testicoli, ma che può essere anche tradotto come cazzate, stupidaggini, suscitando l'ilarità degli spettatori del loggione che erano seduti in alto e quindi potevano vedere la platea. O quella volta che sfidò Oliver Locker Lampson, che era un politico, ad una gara di corsa davanti al Parlamento. Prima di partire, Cole infilò il suo orologio da taschino nella giacca dell'uomo, di nascosto. La gara parte e Cole comincia a corrergli dietro, urlando «Fermate al ladro, fermatelo!». Le sue urla allertano un'auto della polizia che ferma il politico nell'intento di arrestarlo. Quella volta, per fortuna, Cole intervenne e spiegò alla polizia cosa stava succedendo. Ma ad un certo punto iniziò ad agitare il suo bastone simulando l'atto di dirigere un'orchestra. A questo punto entrambi vengono presi, arrestati, presi in custodia. Alla fine nessuna accusa venne mossa contro Locker Lampson, ma Cole venne ritenuto colpevole di violazione della quiete pubblica. Gli fu comminata una multa di 5 sterline. L'evento della Dreadnought verrà ripreso alcuni anni più tardi, quando proprio la Dreadnought, il 18 marzo del 1915, speronerà e affonderà il sommergibile tedesco SMU-29. Uno dei telegrammi di congratulazioni per il successo dell'azione consentiva solamente un messaggio: Bunga Bunga. Stesso termine Bunga Bunga poi entrerà per un po' tra i modi di dire degli inglesi per indicare qualcosa di eccezionale ma finto.
termine che in Italia diventerà famoso, e lo ricordate tutti, per le famose cene eleganti di Silvio Berlusconi, dove però il termine verrà completamente snaturato, acquisendo un becero significato di carattere sessuale. Insomma, è una storia degna del film Amici miei, ma è davvero una storia di altri tempi? Non lo so, io credo fino a un certo punto. La nostra storia è piena di scherzi fatti a politici e a potenti, anche qui da noi. Chi si ricorda infatti quei due comici russi, pare Vladimir Kuznetsov e Alexei Stolyarov, che si erano finti dei giornalisti, che hanno fatto un'intervista che si era rivelata davvero imbarazzante alla Presidente del Consiglio Meloni. In quel caso io credo che l'aspetto più impressionante della faccenda fu che a Giorgia era stata passata una telefonata senza attuare le corrette verifiche, ma è interessante proprio il fatto che abbia detto cose così diverse da quelle che di solito dice ai suoi concittadini. Ve lo dico personalmente, io non apprezzo per nulla Giorgia Meloni, ma devo dire che in questa telefonata ha detto una serie di cose, per me, giustissime, sensate. Ha parlato di un piano energetico che dovrebbe riguardare l'Africa, del fatto che la guerra in Ucraina sta andando male per noi ovviamente, e del fatto che sia necessario trovare una via d'uscita che non violi il diritto internazionale. O come sulla Libia, dove ammette che ora la situazione non è migliore di prima e che, dice Giorgia, dobbiamo far funzionare il cervello. Insomma, posizioni degne di un vero statista, se non fosse che sono diametralmente opposte a quelle espresse sempre e pubblicamente in tutti i consessi nazionali e internazionali. Quei comici russi, prima della Meloni, avevano preso in giro il presidente polacco Andrzej Duda, il ministro della difesa britannico Ben Wallace, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba e molti altri, persino Elton John era stato bersaglio di un loro scherzo. Ma Giorgia è in buona compagnia. Chi non ricorda il finto Bossi che chiama Bin Smaghi che non voleva lasciare la poltrona della BCE? O la telefonata del finto Renato Zero che canta all'allora sindaco di Roma Marino "Arrivederci Roma" finché questo si sfoga per la situazione che sta vivendo? O la finta Margherita Hack che inganna il presidente emerito della Consulta Unida? Unida in quel caso manifesterà pubblicamente la sua delusione per la commissione di cui faceva parte, che per lui era assolutamente inutile. Fino ad arrivare al Papa, ovviamente il Papa finto, che chiama, mi pare, il viceministro Luciano Azzolini. Azzolini era accusato di aver fatto delle dichiarazioni non proprio carine nei confronti della categoria delle suore. Lui sta in auto, gli arriva una telefonata del Papa che gli chiede il perché di certe affermazioni. O il mitico Paolo Brosio che viene preso in giro proprio da un altro falso papa che lo chiama. Lui, completamente emozionato come un bambino, non capisce più nulla, si mette a piangere. Il bello è che poi il papa lo chiamerà davvero Brosio per confermargli che la prima volta non era stato lui. Ora immaginatevi la confusione di questo povero uomo che riceve una seconda telefonata dal pontefice e deve capire se è vera oppure se è un altro scherzo. E pensate se avesse optato per lo scherzo cosa avrebbe potuto dire a sua santità. Insomma, è una cosa normale prendere in giro i politici, le persone famose. Si chiama satira. E perché è efficace? Io credo perché questi politici semplicemente non sono onesti. Quando è che si ride per non piangere? Si ride quando il politico di turno se ne esce con frasi e pensieri che vanno in direzione diametralmente opposta rispetto a quella che di solito segue. Se io dico una cosa, mi chiama uno e vuole farmi uno scherzo, ma mi fa delle domande e io rispondo sempre allo stesso modo, secondo le mie convinzioni, ci sarebbe nulla da ridere? Quello scherzo diventerebbe, possiamo chiamarla un'intervista? Ma se io mi metto a rispondere con idee totalmente diverse da quelle che ogni giorno, no? Che dico ogni giorno sui giornali e alle TV, è ovvio che si scatena l'ilarità generale. Quindi, dobbiamo prendercela con chi fa satira, anche un po' cattiva, e ci fa sapere cosa realmente pensa il politico? O magari dovremmo imparare a prendercela col politico che fino a quel momento ci aveva raccontato cose totalmente diverse? Ripeto, se loro fossero onesti, corretti, se dicessero sempre quello che pensano, io credo che queste telefonate, questi scherzi sarebbero sempre meno. Scusate la digressione. Però non so voi, ma l'eleganza di questo magnifico scherzo dalla marina inglese ha dentro qualcosa di più. Forse perché in fondo non aveva nessun altro fine se non quello di prendere in giro il potere in un modo alla fine fine a se stesso, senza voler dimostrare niente a nessuno.
forse anche per la sua semplicità. Qualche barba finta, due vestiti particolari, una lingua inventata, una lettera falsificata, non è servito altro. Parte l'arco! Attenzione, torre pericolante! Scontrare! Arco largo, bandiera gialla, pericolo incombente, terapia da piogola, la supercazzola, quarantena. Oh, santa Madonna! La bolla è a 170 gradi! Crollo imminente! Leave the tower! Step down from the tower! Volontari alle palanche! Avanti! Evacuare, evacuare, evacuare! Altri cinque al secondo palo! Avanti per il terzo palo! Veloci, veloci, veloci! Volontari di ogni nazionalità! Go, go, go! Go, via! Appoggiare bene, in verticale! Voi, prodi kamikaze! Venite qua, da questa parte. Tutti qui, tutti qui. Tutti a sostenere la base. Braccia tese, spingete, così. Molto bene, bravi. Tirate con fermezza, la torre è un patrimonio. What's up? Ma come cosa succede? Ma che gli pare normale? Uno vede come pende. Tirate, forza. Via via, via via, via via. Oh, la pula. Aspettate. Ehi, ma voi dove andate? A Bologna, alla torre degli Asinelli. Anche quella. Un atto di goliardia degno di Amici miei o dei Monty Python. No, ecco, sì, forse oggi non sarebbe più possibile, ma non per gli accresciuti sistemi di sicurezza, ma perché forse a nessuno verrebbe mai in mente di fare uno scherzo simile con una contropartita così misera. Grazie a tutti, ciao e alla prossima storia.